Buonasera a tutti. Una partita che si commette da sola, penso che nell'episodio del rigore abbiamo sbagliato come reparto difensivo, i tempi per coprire la profondità. Devo dire che i ragazzi hanno fatto, inutile negarlo, una gara decisa, una gara dove hanno provato a mettere in pratica quello che avevamo preparato. Abbiamo trovato anche il modo di fare male alla Virtus Verona sugli esterni, cercando le superiorità. Non abbiamo concretizzato nel calcio: quando non fai gol, la paghi. Avevamo già rischiato il primo tempo di essere sorpresi dalla profondità di Casarotto. Nel secondo tempo abbiamo subito questa situazione davvero, davvero pesante, punitiva. Ovviamente il rigore c'è, non c'è nessun problema, non c'è nessun dubbio. Dispiace perché il morale eravamo riusciti a tirarlo su e con la prestazione di oggi lo abbiamo dimostrato. La convinzione non è bastata, mancato il gol. Andiamo a casa con 0 punti e veramente tanta amarezza. Mister, alcuni giocatori però sembrano in fatica, lei anche ieri l'ha detto, non è automatico, non è naturale, però alcuni, e non sono ragazzi, non sono ragazzi di quelli che sono stati in ballottaggio, esco, vado, ricedo, rientro, eccetera. Non è per mettere sul banco dell'imputato una persona, ma Sefe, ad esempio, è un giocatore che è molto diverso dal giocatore che va a portare ad essere, aveva alzato la pericolosità nella prima fase sua qui. Oggi per esempio Foresta è anche molto nervoso, non so se perché dà fastidio l'avversario con cui andiamo o se c'è qualcosa. Interpretare un pochino questo, che è un problema di condizione, ha detto, abbiamo tirato su un po' mentalmente, non per tutti, se questa è la mia valutazione. Allora, la domanda, io le rispondo alla domanda: Sepe ha giocato nella sua posizione ideale, ha fatto l'interno, la catena di destra probabilmente il primo tempo ha funzionato anche bene, lui in maniera individuale è andato un po' in difficoltà, ho preferito dopo i primi 45 minuti toglierlo. È un ragazzo che ha una buona massa muscolare, ancora indietro, anche lui comunque uno tra quelli che ha giocato poco prima. Non cerchiamo scusanti, Alibi ha fatto il primo tempo lui e poi è entrato Mastalli, che mi ero tenuto per sfruttarlo davanti, e così Giovanni, è normale che quando fai questo tipo di partite dove hai comunque il controllo sull'avversario, perché diciamo la verità, l'approccio della partita è stato molto buono, il primo tempo è stato di grande dominio territoriale, non fai gol, ti cominci un po' a innervosire. Se non fosse così mi stupirei. Quello che dobbiamo recriminare è che abbiamo avuto delle situazioni troppo, troppo evidenti, e non fai gol è così, ma non c'è da piangersi addosso. Oggi abbiamo bisogno di ricambi, abbiamo bisogno di giocatori che questa esperienza a vivere queste situazioni non ce le hanno, e facciamo fatica nello specifico. Però ripeto, io devo fare un'analisi anche serena e oggettiva. Sto vedendo quello che chiedo, sto vedendo dei miglioramenti della squadra, perché alla fine la Virtus Verona è un'ottima squadra e noi l'abbiamo messa in grande difficoltà. Anche nel secondo tempo c'è stata una componente emotiva di voglia di fare gol, di voglia di vincere nella fase centrale del secondo tempo. Dopodiché sapevamo che Casarotto è un giocatore che strappa, che è veloce, e anche se siamo scappati coi tempi giusti, lui ha guadagnato metri. Bisognava scappare prima, bisognava cercare di evitare che ci fosse questo rilancio, però ripeto, ci sono degli errori, siamo in Serie C, questo è normale. Dà fastidio perché oggi la partita i ragazzi l'hanno giocata con un certo spirito di non subirla, che era quello che avevo chiesto, ma di proporla. Dobbiamo essere sereni, lucidi, non dobbiamo farci trasportare dalla situazione. È normale che la gente sia, i tifosi siano arrabbiati, delusi, però vi posso assicurare che questi ragazzi li stiamo spremendo e dobbiamo tirargli fuori qualcosa ancora per forza. Non è facile.
Ecco, a proposito di spremere, rifarebbe la scelta di mettere dall'inizio Mangni e Cusumano, che sono sembrati comunque piuttosto distanti da una condizione ottimale? È evidente che hanno bisogno di giocare per acquisire la condizione. Io penso che noi giochiamo in casa. Dudu è un giocatore di categoria importante che abbiamo preso, la prima domenica è entrato 20 minuti, oggi era giusto farlo partire. E invece Cusumano non ho visto difficoltà fisica, l'ho tolto alla fine perché non volevo ci arrivasse a questa difficoltà fisica, ma non l'ho visto né con i crampi né con Dudu. Dudu invece l'obiettivo era farlo giocare un tempo e dopo, quando ho cominciato a abbassarsi i calzettoni e a perdere il pallone da solo, il controllo da solo che l'ha perso, ha lasciato quel segnale che fisicamente si è arrivato. Si è messo un po' le mani in testa lei quando ha visto quella scelta? No, è normale, perché alla fine le gambe, un giocatore lo sappiamo, rapido, veloce, grande massa muscolare, aveva finito la benzina, ma già aver fatto il primo tempo comunque dopo tanti mesi era per me un successo, ma io volevo dare un messaggio alla mia squadra di giocare con due punte e soprattutto di provare a essere competitivo nell'area avversaria. Senta, in base ai risultati di ieri anche la classifica un po' si è complicata e c'è una partita in meno. È vero che adesso magari non si guarda tanto la classifica, però i giocatori la guardano e vedi che si allunga soprattutto il distacco tra la zona franca, quella libera dai play-out. C'è stata questa frattura tra Pergolettese e Novara, quasi ci fosse una differenza fra le ultime quattro e quelle del centro classifico. Come può influire questa cosa sulla mentalità dei giocatori? Noi dobbiamo cercare di farci trasportare poco dai fattori esterni, dai giudizi esterni, ma dobbiamo in maniera oggettiva capire cosa ci sta succedendo. Stiamo, secondo me, oggi veramente aver fatto un passo in avanti dal punto di vista anche della condizione, ma anche dell'organizzazione, della proposta di gioco, perché se non proponi gioco le partite non le vinci, a meno che butti la palla avanti, ma dopo diventa sempre uno sperare qualcosa. La classifica si allunga perché poi lo sappiamo, si fanno i punti, è andata bene che tra virgolette aveva perso il Fiorenzuola, ha pareggiato la Pro Sesto, gli altri hanno vinto, tocca a noi vincere adesso, non pensare per noi, dobbiamo accorciare e toglierci dal campo, questo è l'ultimo, è il primo obiettivo che abbiamo, il mio pensiero è questo. Oggi sulla carta era una partita importante proprio per ridurre il gap, invece purtroppo è arrivata questa sconfitta. A questo punto psicologicamente si complica anche molto la situazione, soprattutto perché abbiamo visto magari errori anche banali fatti proprio per la mancanza di concentrazione. Gli errori banali sono fatti perché in Serie C, o di sicurezza magari, in Serie C funziona così, ci sta che i giocatori da una parte e dall'altra facciano degli errori, ma noi subivamo a Virtus Verona quando avevamo la palla, perdevamo, come dice lei, passaggio sbagliato, transizione. A me interessa non aver subito l'avversario, dopodiché l'ansia non fa parte del mio carattere, cerco di non trasmetterla. Manca una partita in meno, ok, ma noi dobbiamo pensare a vincere una partita e toglierci l'ultimo posto, è solo questo il pensiero. Questo lo riesci a raggiungere semplicemente con la mentalità, la voglia di aiutarsi, la voglia di fare sacrificio. Ti serve quella scintilla, ti serve un po' di qualità nelle giocate offensive perché bisogna fare gol. Un vecchio allenatore diceva che se non fai gol con gli attaccanti, con i giocatori offensivi è complicato. Però mi ricorda anche che nel Banchini, primo ciclo, avevamo fatto 6 gol di fila dalla fascia destra. Ci arriviamo. Oggi abbiamo provato a fare qualcosa con la palla, ci arriviamo. Non è, ripeto, una scusa, ma la presenza di Siaffa manca molto. Un attaccante di questo livello che ti fa salire la squadra, che prende, manca molto. Non c'è problema, comunque io credo nella squadra, credo fortemente nella squadra, sono convinto che avremo il momento in cui reagiremo e le cose ci gireranno anche a favore. Dobbiamo cercarcelo, dobbiamo essere pronti quando arriverà. Oggi è il momento di soffrire e di star zitti, o meglio,
parlare poco. Come lei ha detto, mi spiace per il pubblico, eccetera, che ha sostenuto per 90 minuti anche di più, poi alla fine ha mandato un messaggio che non credo sia soltanto ai ragazzi, ma in generale, che fosse un messaggio anche alla società, probabilmente ha già fatto qualche cosa. La parola è pesante, vergogna è una parola pesante, però... No, io questo non l'ho sentito, io ho sentito che... Sì, c'è stato il tifo, ma è normale, la delusione a fine partita, però non ho sentito parole pesanti, ho sentito semplicemente la delusione della gente che viene allo stadio e la squadra l'ultima in classifica fa, secondo me, la gara e la perde e la gente è arrabbiata, ma è normale. Ti ripeto, siamo noi, dobbiamo fare i punti, vincere le partite e poi la gente ci sarà vicino, non sono sicuro. Lei è più preoccupato dopo questa partita o era più preoccupato dopo la partita di Novara? Io non sono preoccupato, io sono semplicemente con le antenne dritte e qualcosa, cerco sempre di anticipare il pericolo. Ripeto, vedo il lavoro che stiamo facendo perché oggi è innegabile, non li conto i cross, non conto le palle portate nell'area avversaria, non conto l'altezza baricentro della squadra. Vedo che c'è una fase di miglioramento, dobbiamo raccogliere perché i nostri alleati principali sono i risultati, dobbiamo raccogliere. È vero che l'Alessandria non fa gol da tanto, però oggi ha creato qualche occasione, ne ha create quattro. Delle quattro che ho annotato io, cioè il destro al volo di Cusumano sul corner nel primo tempo e poi nel secondo tempo quella di Gazzulla, la punizione di Mastalli e il colpo di testa di Canatriello alla fine. Su quale è il più rammarico? No, è evidente che quando sei da solo contro il portiere è un'occasione troppo importante. Quindi quella di Gazzulla? Troppo importante. L'altra, la giri, la palla, l'altra te la... Troppo importante, davanti a una situazione del genere sbagliare non è difficile, no? Però, ripeto, finché le creiamo non sempre ti capitano quattro occasioni così, a volte ne capita una e devi sapere sfruttare anche la singola. Succederà così magari anche avanti. Grazie. Grazie.